Ciao a tutti, questo è l'ultimo videoblog che facciamo tutti insieme qua dal Festival di Venezia. Gabriele ci parla adesso di due film che ha visto, L'Intrepido e... The Unknown Known. Ok, e poi magari diciamo due parole in conclusione, almeno a meno che non ci siano sorprese nei prossimi giorni, che potrebbero esserci, però in conclusione un po' un commento su questo concorso. Iniziamo da Gianni Amelio, che non pare, pare non sia stato molto, cioè, diciamo, accolto da applausi. In realtà bisogna sempre fare un po' la tara di quello che si sente in giro. La verità è che ci sono stati applausi e buu e o fischi, che sono l'opposto dialettico dell'applauso. Cioè, se ti piace applaudi, se non ti piace fai buu e fischi. E sono stati più o meno in pari misura, e se si legge, si dà un'occhiata a quello che i pareri online, più o meno si rispecchia un 50 e 50. Secondo me è terribile, è un film terribile, non solo un film aberrante tematicamente, che poi, per carità, non voglio dire che Gianni Amelio abbia pensieri terribili, secondo me è semplicemente non venuto, quello che alla fine risulta non penso fosse quello che voleva Gianni Amelio. È un film che parla del lavoro, della situazione difficile del lavorare oggi, con un personaggio, tra virgolette, paracepliniano, cioè Antonio Albanese fa un sensibilone che fa tanti lavori, che si muove tanto in una società che lo stringe, ma la cosa terribile è che uno di quei film italiani in cui quando i personaggi li lasci soli un attimo, non so, nell'ambiente, cominciano a guardare fisso e fanno l'espressione da cane abbastonato, e questo vorrebbe dire che sta succedendo di tutto, che... momento dramma. Esatto, c'è una gran tristezza, ma poi non si sa bene perché. Tutti quanti in questo film sono affetti da un generico male di vivere, c'è, cioè, chi finirà male, ci sarà un po' di tutto, ma sono tutti molto fastidiosi perché non hanno un vero motivo. Cioè, il motivo nessuno lo dice, ma dovrebbe essere la società. Però capite da soli che è abbastanza fastidioso, soprattutto perché procedendo in questa maniera si creano delle idiosincrasie fastidiosissime. Ve ne racconto una per farvi capire come sia un film probabilmente venuto male rispetto ai suoi intenti. Albanese fa tanti lavori, è uno che sostituisce le persone, quindi se sta male un cuoco va lui, se sta male un operaio va lui, e quindi fa un po' di tutto. A un certo punto gli chiedono di accompagnare un bambino nel parco, lui è tutto contento, non chiede neanche perché, e lì nel parco scopre che il bambino aspetta degli adulti che se lo portano nei cespugli, e si capisce quello che faranno, e lui rimane fermo, un po' fa la faccia da cane bastonato, poi dopo si arrabbia con i datori, ma non fa niente per fermarli. Fantastico. Cioè, è chiaro che ovviamente non era questa l'intenzione di Amelio, questa è evidente, di fare un'apologia della pedofilia, no. Però questo modo di procedere funziona in questa maniera, infastidisce e rende i personaggi immobili e dà tutta la colpa alla società. Detto questo, poi è un film, come avete capito, con tutti i difetti del cinema italiano, gente che stringe tende e guarda fuori dalla finestra, una cosa fastidiosissima. Unica cosa buona, fotografia di Milano di Luca Bigazzi, un dio, l'unica cosa buona. Magari vincerà un premio tecnico, speriamo, non si sa. E invece l'altro film, The Unknown Known, già ribattezzato The Unknown No. È un documentario di un grandissimo documentarista, infatti dà un po' fastidio che un grandissimo documentarista abbia fatto una cosa così scialba, su Donald Rumsfeld, segretario della difesa degli Stati Uniti nel periodo turbolento con l'amministrazione Bush Junior, quindi guerra, Afghanistan, eccetera eccetera. Ora, Rumsfeld è odiatissimo dall'altro partito, insomma, dai pacifisti, da tutti quelli che non erano d'accordo con Bush, diciamo, perché appunto fu uno degli principali interpreti, artefici, ideatori della guerra al terrore. È un'intervista singola, cioè lui lo prende, lo mette nello studio e lo intervista a lungo, intervallando con materiale di repertorio, le solite cose che si fanno. È un prodotto di Story Channel, e somiglia a un prodotto di Story Channel. E... Sì. Il punto è questo sostanzialmente. Cosa vuole fare Morris? Non è un documentario giornalistico perché non ha fatti nuovi, non getta nuova luce su dei fatti, no. È un documentario su una persona, un profilo umano. Vuole fare, palesemente, l'operazione Frost Nixon. Cioè... Rumsfeld, tra virgolette, l'ha fatta franca, ha fatto tutto quello che doveva fare, è andato in pensione, a posto. Adesso cerchiamo di incastrarlo mediaticamente, gli faccio io le domande che nessuno gli ha mai fatto, lo costringo io a dire quello che non ha mai detto. Quello che succede però è che Rumsfeld, ovviamente, visto il ruolo che ha ricoperto, scemo non è. Cioè, quando lo mette in un angolo, Rumsfeld dà le sue risposte, alcune saranno un pochino più traballanti, altre un pochino più, diciamo, che reggono, ma non c'è questo grande attacco, anzi, in certi momenti ne esce anche non male, meglio di quello che avrei detto. E in tutto questo il documentario è un'operazione televisiva in cui si cerca di far crollare una persona che non crolla. Abbiamo trovato il posto più rumoroso dell'intera Venezia per farvi vivere un po' l'anima del festival. L'abbiamo cercato a lungo, eh? Ah, esatto. Allora, chiudiamo un po' questo, diciamo, questo festival. Abbiamo visto quasi tutti i film in concorso. Ormai ne mancano due, forse, solo però due. Manca uno del mio cuore, ancora non l'ho visto, però già ho deciso che è del mio cuore, che è Sacro Gra. Ecco, Sacro Gra, no, e poi... Prima. Forse ne mancano tre. Comunque il punto è che al momento...
non riusciamo a trovare un film memorabile, che abbia veramente lasciato il segno. Miyazaki, oggi stavamo... per me Miyazaki. Ok, Miyazaki, e per quanto mi riguarda il film di Xavier Dolan per dei motivi precisi, ma il punto è, siamo arrivati quasi a fine concorso, cosa resta? Cioè, noi prima stavamo discutendo e dicevamo, due anni fa c'erano Shame, La Talpa, Cronenberg non troppo riuscito, poi, ma comunque, fra film in concorso di una cosa, due anni fa fu particolarmente forte l'edizione. Sì, però voglio dire, sull'anno scorso invece non riuscivamo a trovare qualcosa che ci ricordasse. Infatti a me sembra questa edizione in linea con l'anno scorso, non eccezionale. Se posso però fare un paragone internazionale, meglio di Berlino, che è stato terribile, e non troppo diverso da Cannes. Sì, Cannes forse era un po' meglio, per carità, però insomma non siamo abissi siderali, ecco. No, certo, assolutamente. Detto questo, c'è Bertolucci che ha detto, ho accettato questo incarico perché mi è stato detto, devi parlare ai giovani, devi parlare a una nuova generazione, eccetera eccetera. Chi sceglierà, chi è che verrà scelto? Ovviamente sbaglieremo clamorosamente. Secondo me sarebbe intelligente, adesso la sparo veramente forte, però se desse il premio a questo regista 24enne canadese sarebbe un segnale interessante, non lo so. Però è vero anche che il film non è che sia Tom alla ferme, non è che sia un capolavoro che ti fa gridare veramente. E meno pietà, era un capolavoro. Secondo me un premio qualsiasi, cioè, potrebbe anche essere un premio fatto ad hoc, lo becca sicuro Miyazaki. Non solo sarebbe perché bello, è l'ultimo film. Il premio Ciao Miyazaki. È un film bertoluccesco, nel senso che è il grande affresco di una nazione, insomma non è lontano da Bertolucci. Ecco. Io vorrei un premio a Viva la pizza, Gnam Gnam, sì. Scena più simpatica di tutto il festival. Premio simpatia, a quello che noi abbiamo ribattezzato Zero Dark Theorem. E poi Coppa Volpi e gli attori, le interpretazioni, ci sono state interpretazioni in realtà non abbiamo visto particolari abbai, diciamo, particolari interpretazioni canine. Oggi quindi... l'Intrepido, la protagonista di Intrepido era da Menardi, Madonna Santa. Ho recitato ruolo pessimo, l'ho recitato malissimo. La Coppa Cani la diamo a lei, chiunque essa sia. Sarà fantastico, insomma. Comunque sabato sera scopriremo come al solito come andrà a finire in maniera completamente diversa, magari daranno il premio a Under the Skin. Lo spero con tutto il cuore, anche se non mi è piaciuto da morire il film, sarebbe però fantastico. Sarebbe veramente fantastico. Insomma, la vera cosa fantastica è Leone d'Oro di Terry Gilliam, quello vedere quell'uomo con Leone d'Oro in mano sarebbe bellissimo. Insomma, le nostre speranze non sono molto in linea con le probabilità, no, però quello che accadrà. Comunque, chiaramente vi invitiamo a seguire Bad Taste sabato sera per vedere chi avrà vinto, e poi vi ringraziamo per averci seguito in questi giorni. Alla prossima serie di videoblog, che dovrebbe essere da Luca. Alla prossima. Ciao. Ciao.